Buongiorno, siamo alla libreria La Bottega di Manuzio per presentare il libro del professor Giorgio Ravignani, Il traditore di Venezia, vita di Marino Falier Doge, edito dalla Terza. Professore, quella di Falier è una figura storica controversa. E che quadro emerge dalla sua ricostruzione? Un quadro semplice e contraddittorio nello stesso tempo. Secondo le fonti veneziane, no, anche non veneziane un po' meno, ma soprattutto quelle veneziane, è un traditore il quale avrebbe agito in questo modo basso per vendicarsi delle offese che gli avevano fatto i nobili e allo scopo di istituire una signoria. Venezia diventare il capogrande di Venezia, secondo il modello nazionale, perché in Italia le signorie sono frequenti nel XIV secolo. Secondo la storiografia moderna ci sarebbero delle sfumature, insomma, questo racconto delle fonti è un racconto tradizionale, sembra un racconto domesticato, poi fatto allo scopo di difendere il buon nome di Venezia. In realtà il Falier, se alcuni almeno dicono, sarebbe stato ostaggio delle correnti, delle lotte interne al patriziato, da una parte, alcuni dicono avrebbe sostenuto l'ala oltranzista, cioè quelli che volevano continuare la guerra con Genova a tutti i costi, dall'altra non faceva parte dell'ala più moderata, quelli che volevano arrivare a una pace con Genova, perché sono ancora in guerra con Genova, almeno nominalmente, e quindi alla fine viene stritolato da queste lotte di potere, buttano addosso tutto questo fango per dire che si era comportato male, insomma, indegno del ruolo che ricopriva. Infatti, Falier finì male, Sì. venne decapitato. E parlando di giustizia veneziana, com'era in quel periodo? La giustizia in paesi d'Italia, ma anche fuori d'Italia, nel Medioevo, sbrigativa e violenta. Al Falier tagliano la zucca, è un atto di riguardo perché era un doge. Gli altri congiurati, i primi che riescono a pizzicare, i primi due, poi ne arrivano subito altri nove, li impiccano brutalmente tra le colonne del Palazzo Ducale, le colonne rose, quelle dove si mostrava il doge, gli mettono anche qualche cosa in bocca, una spranga, dicono, qualcosa di poco piacevole in bocca, o perché non parlassero, perché soffrissero di più. Insomma, la giustizia è estremamente brutale. Bertucci Falier, il nipote del doge, che probabilmente nelle mire del congiurato poteva diventare suo erede a Venezia, venne chiuso in carcere, ci rimane una ventina d'anni, finché muore in galera. E gli vietano di ricevere la moglie, gli vietano, cosa che lui chiede, di aprire una finestrella per avere un po' di luce, un po' di aria, insomma, viene trattato come un animale. Altri li spediscono in esilio, insomma, diciamo che la giustizia è tale, però soffre di una certa, diciamo, oscillazione, insomma, non sempre si esercita in maniera così brutale. Alcuni la passano abbastanza liscia, altri vengono spediti in esilio, però è normale, secondo il Medioevo, la concezione di giustizia non è più alla nostra, evidentemente. Bene, grazie mille. Vi invitiamo alla lettura del libro del professor Ravegnani e chiudiamo qui.